Gentili signore e signori, un cordiale saluto dall'ippodromo di San Rossore per questo appuntamento domenica 18 dicembre, l'ultima domenica di corse dell'anno a San Rossore, poiché correremo giovedì prossimo e il 26 dicembre Santo Stefano, prima di rivederci come da tradizione il primo dell'anno. 6 le corse in programma quest'oggi, quasi tutte dedicate a personaggi che hanno reso l'Alfea e l'ippodromo di San Rossore quello che oggi sono, quindi alcuni dei presidenti e vicepresidenti più importanti della nostra storia. 6 corse in programma, tempo meraviglioso, terreno pesante, vediamo che cosa è accaduto in pista. I due outsider in evidenza, Magical Spell e Voluntary, non li perde di vista Spirit Noir, che fa da apripista al quartetto dei più attesi. Spirit Noir quindi precede Sense of Emperor, la giubba bianca di Sir Maxalot, il celeste in coda è Thorn. Con Voluntary che si impegna su Magical Spell, Spirit Noir, Sense of Emperor in giubba nera, il bianco di Sir Maxalot, il celeste di Thorn, Magical Spell sempre leader su Voluntary, Spirit Noir, il giubba blu e croce gialla per intenderci, Sense of Emperor è quello con la giubba nera in corda. Quando siamo in curva, Voluntary rompe l'indugi, cerca di superare Magical Spell senza scendere in corda. All'esterno Spirit Noir, di dentro Sense of Emperor, poi di fuori Sir Maxalot, in coda in corda Thorn. Quando si entra addirittura c'è il varco per Sense of Emperor in mezzo a cavalli. All'esterno Spirit Noir, la volata Magical Spell, superato da Sense of Emperor, che all'esterno Spirit Noir, di dentro Thorn, all'ago di tutti Sir Maxalot, è battuto Voluntary con Sense of Emperor che scappa da Thorn, da Spirit Noir e da Sir Maxalot con Sense of Emperor in vantaggio su Thorn e Magical Spell. Nel finale Sense of Emperor apre la domenica su Thorn e Magical Spell. 2-1-7 è l'ordine d'arrivo per Riccardo Ugliana, Marco Aberio e Carlo Sanna. Sul traguardo Sense of Emperor, e prima a rientrare Carlo Sanna in sella, una vittoria limpida, netta. Del resto la forma della cavalla, Carlo, parla da sola. Sì, in realtà ha fatto tutto lei, perfetta, poi 2002 è la sua. Agli ordini dello start. Partiti. Bella partenza di Chiara Princess che cerca di tenere botta con Martha's Revenge, Tu sì che fa l'est, What I Am, Sogno Romantico, Allargo sopra Unblucky, 6-7 in linea nella prima parte di gara. Chiara Princess, Martha's Moment, poi Balmask, Tu sì che fa l'est, che all'esterno What I Am, poi Sogno Romantico e sopra Unblucky.
sulla curva, muove un Watanyama in terza corsia e punta in avanti andando su Chiara Princess. Watanyama all'attacco di Chiara Princess, poi Martha's Moment che ha l'esterno sopra un Blackie, largo anche Sogno Romantico, addirittura Watanyama va all'attacco di Chiara Princess, si trascina Martha's Moment sopra un Blackie e Sogno Romantico. Chiara Princess, Watanyama sopra un Blackie, Martha's Moment, Balmask all'esterno Sogno Romantico, questi a lottare, Watanyama contro gli attaccanti che sono sopra un Blackie e Sogno Romantico. Chiara Princess allo steccato, Watanyama in mezzo alla pista sopra un Blackie che fa fatica a mettersi diritto, ci prova sopra un Blackie a battere Watanyama nel tratto finale, Watanyama contro sopra un Blackie, Watanyama contro sopra un Blackie fino in fondo, poi Sogno Romantico. Nicola Pinna in sostituzione di Claudio Colombi. Nicola, glielo mandiamo un saluto al nostro concittadino. Ma ci mancherebbe, mi dispiace. Spero si riprenda presto, ma credo che non sia nulla di grave, quindi lo saluto. Raccontami invece di Watanyama. Beh, calo di mezzi, un po' pigro. E vabbè, però il suo lo fa, oggi l'ha fatto bene. E con il premio Henri Bracci Torsi inizia l'elenco dei nomi abbinati alle corse di presidenti o comunque di persone che hanno reso l'Alfea e l'Ippodromo di San Rossore quello che oggi sono. Viene offerto un piatto in Sheffield dalla famiglia Bracci Torsi al proprietario del vincitore, lo consegna il presidente della società Alfea, dottor Cosimo Bracci Torsi, a Enrica Baragiola per la scuderia Sagan. Bene, ci siamo allontanati per qualche minuto dal tondino di presentazione, siamo nella zona di Ippolandia, al Parco Giochi, e qua abbiamo l'animazione pienamente in attività, oggi bambine e bambini che si dedicano alla realizzazione di decorazioni per l'albero di Natale e una volta completate appunto le appenderanno all'albero che è qua nel tendone di Ippolandia. Questa è una delle attività di quest'oggi, bambine al lavoro, l'albero di Natale che domenica dopo domenica sta diventando sempre più ricco di decorazioni. E adesso facciamo un salto dai pony. Ed eccoci come promesso nella zona dei pony, anche quest'oggi i bambini che sono all'ippodromo possono venire qua per fare un giro in sella a un pony. Io non mi ricordo come si chiama. È Cherie. Quindi bambine, bambini, se volete potete venire qua, c'è Cherie che vi aspetta e dopo, dato che questa è la giornata di Pony Italia Agri, abbiamo anche un vero e proprio diploma che vi ricorderà di aver effettuato questa bella esperienza, il battesimo della sella a San Rossore. Titi, Love Shots, Silver Mission, Warrior Within, uno accanto all'altro, vede all'esterno Air Bud, si ritrae Rash Girl in coda Sliding Woman, con la prima linea Warrior Within, Silver Mission e Air Bud, in seconda linea Love Shots, che ha all'esterno Silver
Mission, all'esterno di Silver Mission Irish Girl, in coda in corda Nocturne, a lei con di fuori Sliding Woman, tira via Warrior Within da Airbud Love Shots, con Airbud che va in caccia del leader Warrior Within. Love Shots all'esterno Irish Girl, Silver Mission al di dentro notturnale, all'esterno Sliding Woman con Warrior Within che scappa da Airbud, mentre sono in diagonale Love Shots con all'esterno Silver Mission più a largo Sliding Woman, allo steccato Love Shots, all'esterno Warrior Within, in mezzo alla pista Airbud, Silver Mission, Irish Girl, largo e tutti Sliding Woman in seconda linea in corda notturnale con Love Shots inseguito sempre da Warrior Within, Airbud e Sliding Woman a largo e tutti con Sliding Woman che prova ad andare a prendere Love Shots, sta allungando Sliding Woman che recupera lunghezza, Love Shots che prepara l'ultima difesa dall'attaccante nel finale, Love Shots, Sliding Woman, Airbud, Warrior Within vicini. In testa, venite a prendermi se ce la fate. Ma sì, ho avuto la fortuna di trovare un bel varco interno. Comunque la cavalla aveva appena corso bene, con 54 kg e mezzo era trattata anche giusta al chili, ecco. Chiaroscuro fa partenza per andare davanti al suo esterno Blue Metal Jacket con allargo Renegade, tutta corda per Beautiful Mistakes che avvicina Shimune, in mezzo ai cavalli invece galoppa nella prima parte di gara God Save. Chiaroscuro è in vantaggio su Blue Metal Jacket, Beautiful Mistakes in corda con all'esterno God Save, poi Renegade e Bluma, in coda Shimune e You Are Beautiful. Chiaro Oscuro all'ingresso addirittura è in vantaggio, rincorso da Blue Metal Jacket che anticipa la mossa di Renegade e Bluma. Tra i cavalli God Save allo steccato Beautiful Mistakes, dalla seconda linea Shimune con Blue Metal Jacket, attacca Chiaroscuro, mezzo alla pista Bluma e Beautiful Mistakes con Blue Metal Jacket che passa su Chiaroscuro, su Blue Metal Jacket, Bluma e Shimune. Nel finale Blue Metal Jacket, Dario Vargiu che va a vincere su Beautiful Mistakes per il terzo, Shimune e Chiaroscuro.
tutti i giorni festivi all'Ippodromo di San Rossore puoi scoprire cosa accade prima, durante e dopo una corsa e puoi vedere da vicino i protagonisti. Come? Partecipa a Dietro le Quinte, la visita guidata gratuita condotta da Elisabetta Savelli. Partito. Fase lunga di studio, ultimo tango, Papaveri Rossi, Shark Alert, Honey World e Killer Coffee al largo, che non vorrebbe andare davanti, vorrebbe trovare posizione, allora è costretto a sistemarsi dietro i due più svelti e allora Honey World va ad accompagnare Shark Alert. Ultimo tango all'esterno, Killer Coffee, poi Papaveri Rossi che è quinto in corda con la giubba gialla e il cap rosso e si approccia alla retta di fronte. Davanti Shark Alert accompagnato dal blu e rosso che è Honey World, in corda ultimo tango avvicino Killer Coffee. Il giallo e rosso quinto è Papaveri Rossi, quando nel frattempo Honey World rompe l'indugi e passa. Su Shark Alert ultimo tango, Killer Coffee in High Leaf. Papaveri Rossi in coda, può succedere tumultus? Nessun accadimento di rilievo, se non lo scambio tra Shark Alert e Honey World. Ultimo tango e terzo in corda, da vicino Killer Coffee, Papaveri in High Leaf, può succedere tumultus? Si viaggia in quattro coppie di due. Con Honey World, Shark Alert, ultimo tango, Killer Coffee. Quattro allungano di scatto ora da Papaveri Rossi, da Nailif e può succedere. Addirittura Honey World in fuga per la vittoria da Shark Alert, ultimo tango, Killer Coffee. Può succedere, Papaveri Rossi, Nailif e Tumultus. Sempre in fuga Honey World e Shark Alert, sempre in corsi. Da Killer Coffee può succedere, Papaveri Rossi ultimo tango con la lotta tra Honey World e Shark Alert, si ingamba anche Killer Coffee, ci prova almeno Honey World, è in vantaggio su Shark Alert, poi Killer Coffee, Honey World fino in fondo, attaccato violentemente a Shark Alert, ma il palo potrebbe aver salvato Dario Vargiu, Federico De Paola, ma da tutto da rivedere. Dario di tocco e Shark Alert attacca violentemente a fil di palo. Tempo di galoppo che decide, strettissima, strettissima, ma il tempo di galoppo decreta e decide a favore di Honey World che si salva da Shark Alert. Terzo è Killer Coffee in una corsa molto tattica. Quarto può succedere tutto. Dario, raddoppio a seguire. Sì, dai, lo conosco e avevo un conto in sospeso perché l'ultima volta prima che lo comprassero loro erano su di Stefano e avevo capito l'errore per poter vincere quella corsa là che poi non ho vinto, quindi oggi ricordandomi quella, il cavallo è bellissimo in ordine, però ricordandomi quella non ho fatto lo stesso sbaglio di subire un ritmo magari meno costante, l'ho fatto da solo e lui ha sempre reagito. E bravo Dario Vargiu, vince con Honey World il premio Stefano Meli, i colori e il training di Federico De Paola. Viene offerto un piatto in Sheffield dalla famiglia Meli, a consegnarlo sono Maela Giunti, Lorenzo e Francesco Meli e la consegnano a Federico De Paola.
dovrebbe essere tutto pronto agli ordini dello starter. Partiti tra i primi After Effects, Katie Jungle, Hector De Maris, Kota Hiro, Paradise Cake, Detro Asville, Long Life, Elisir. È andato davanti After Effects accompagnato da Katie Jungle, Kota Hiro, Paradise Cake, che ha all'esterno Long Life Elisir, poi Hector De Maris, Salah Aldin, Detro Asville, What You Can. Katie Jungle va su After Effects, si trascina Paradise Cake nelle prime posizioni, poi Kota Hiro, Salah Aldin, Detro Asville, What You Can, Hector De Maris, Miracles of Life, in corda Full Sum. Quando si entra addirittura After Effects all'esterno a Katie Jungle, di rincorsa Paradise Cake, Salah Aldin, Hector De Maris, Full Sum, Kota Hiro, What You Can, in mezzo alla pista Detro Asville. Katie Jungle attacca insieme a Kota Hiro, poi in mezzo alla pista Salah Aldin con all'esterno di tutti Detro Asville, Salah Aldin che scatta risoluto, Salah Aldin e Nicola Pinna in fuga per la vittoria, rincorsi da Detro Asville in mezzo alla pista, Salah Aldin, Nicola Pinna in vantaggio su Detro Asville, Miracle of Life, Nicola Pinna al doppio in giornata, sfuggendo a Detro Asville e a Miracle of Life, 1-9-3, bella monta di Nicola Pinna per Michele Italia e Anna Mazzarella, il top weight a segno Salah Aldin numero 1 che vince, secondo Detro Asville 9, terzo Miracle of Life che batte Katie Jungle, Kota Hiro, What You Can, Full Sum. 1-9-3 il vincitore della chiusura di giornata al totalizzatore. Nicola, bello scatto prepotente di Salah Aldin. Ma sì, sono passato anche un po' presto. L'avessi conosciuto, aspettavo un po'. Me la sono un po' rischiata, devo essere sincero. E anche per oggi è tutto da San Rossore, vi aspettiamo giovedì prossimo 22 dicembre, sarà anche l'occasione per inviarvi i nostri auguri di Natale, vi aspettiamo.